La stagione 2017-18 della Roma parte dall'ultima gara dell'anno precedente, dall'addio al calcio di Totti, ma anche da quel gol allo scadere di Perotti contro il Genoa che vale alla Roma la qualificazione in Champions League. L'avventura continentale dei giallorossi però si prospetta non semplice, visto che l'urna accoppia capitolini con l'Atletico Madrid, semifinalista l'anno precedente, e il Chelsea, campione d'Inghilterra in casa. A completare il raggruppamento, il timido Karabag. La squadra di Francesco riesce contro ogni pronostico non solo a superare il girone, ma anche a vincerlo, mettendosi alle spalle i Blues ed eliminando il Colchonero, terzi nel gruppo. Una grande impresa per i giallorossi, un primo posto che potrebbe valere un sorteggio quantomeno abbordabile. Agli ottavi, infatti, la Roma pesca lo Shakhtar Donetsk. Gli ottavi partono forte per i giallorossi, che passano in vantaggio poco prima della fine del primo tempo, con la firma di Under, imbeccato con una splendida palla da Zeko, solo davanti al portiere ucraino. Una rete che rompe il ghiaccio e fa forse rilassare troppo la Roma, che si inebra nell'estasi di un girone quasi perfetto e di un vantaggio molto rassicurante, rischiando di pagarne il pesantissimo dazio nella ripresa. Dopo appena 7 minuti di gioco, infatti, il centravanti degli ucraini, Facundo Ferreira, viene lanciato in profondità, approfitta di un buco di Florenzi, scarta a mano lassa rientrando verso l'interno e batte Alisson, riportando l'equilibrio nel match. Da quel momento la Roma cala tremendamente e lo Shakhtar imperversa, rendendosi pericoloso soprattutto con l'apporto di Ismaili sulla sinistra. Ci pensa Alisson a tenere viva i giallorossi, con due grandi interventi prima su Marlos e poi su Tyson. Al minuto 71 però, nemmeno l'estremo difensore verde-oro può niente sulla punizione chirurgica che porta avanti lo Shakhtar. Sotto per 2-1, la squadra di Di Francesco prova a difendere quel risultato, sperando di assorbire i colpi sempre più tremendi e potenti degli ucraini. In grandissima difficoltà, la Roma però trova un protagonista completamente inaspettato, che tiene vive le speranze e qualificazioni. Al 91esimo, Tyson penetra in area, mette un pallone in mezzo che capita sui piedi di Ferreira, il quale tira a botta sicura da due passi, trovando però l'opposizione miracolosa di Bruno Perez. Il piede del brasiliano, alzato in maniera quasi innaturale, devia la palla e salva la Roma. Il 3-1 avrebbe definitivamente tagliato le gambe alla squadra di Di Francesco, complicando non poco il discorso qualificazione. Col 2-1 invece tutto rimase aperto e al ritorno un gol di Zeko basterà per conquistare i quarti. Il resto poi è storia, col clamoroso 3-0 al Barcellona e l'approdo in semifinale. Senza però quel piede a mezza altezza di Bruno Perez, probabilmente non ci sarebbe stata una delle imprese più grandi della storia della Roma. Non ci sarebbe stato quel sensazionale Roma-Barcellona.